Enzo Storico, buonasera. Buonasera. Ti stai facendo vedere? Le immagini sono, questo qui è un teaser, già è un primo assaggio di alcune immagini del nostro film Il gatto e la luna, della regia di Roberto Lipolis, prodotto dalla nostra società, Mia di Roberto, la 23 SRL. È un film di genere sentimentale poliziesco, genere sentimentale surreale. Queste due storie all'interno del film si ricongiungono alla fine, facendo capire che cosa succede, che cosa è successo nel film. È un film internazionale che sarà distribuito dalla IPM di Las Vegas, con un cast internazionale, e la protagonista sarà Natasha Kinski, poi ci sarà Paul Sorvino, altri attori internazionali, attori italiani oltre a me, e ci saranno anche Di Angelillo, Brando Giorgi, Massimiliano Pazzaglia e altri attori. È un film che sarà girato interamente nelle Marche. Già avevamo deciso, già abbiamo fatto delle riprese ad agosto, quindi prima del terremoto, deciso di farlo nelle Marche, ancora di più adesso a maggior ragione lo gireremo con le Marche. Stiamo lavorando con le Marche Film Commission, che ci hanno indicato le maestranze tutte marchigiane, prenderemo, e anche gli attori secondari saranno tutti quanti attori marchigiani. Già abbiamo fatto i provini, già è tutto pronto, e adesso torneremo sul set per continuare queste immagini che abbiamo ripreso, che ti ho fatto vedere a Servigliano, nell'ambito del torneo cavalleresco ad agosto. Dopo le feste saremo di nuovo sul set e partirà l'avventura del Gatto e la Luna. E troverete un ambiente diverso. Un ambiente diverso, ma un ambiente di quelli tosti. Che ha voglia di ricrescere. Esatto, i marchigiani ci piacciono perché hanno una grande forza e senz'altro ritorneranno più forti di prima. E io sono mezzo marchigiano, nel senso che sono romano, ma ho la cittadinanza onoraria di Osimo e mi sento anche io marchigiano, e grande voglia di far ripartire questa regione. Di rinascita. Grazie.